Diana, un commento sulla gara di oggi e soprattutto sul medal match. Specialità tiro a volo skeet femminile. La gara di oggi è stata una gara importante, fantastica. Sono felice del risultato ottenuto. È stata una gara molto impegnativa, 75 piattelli di qualificazione, ho conseguito il record del mondo. Avevo davanti a me delle avversarie, dei grandi nomi come avversarie, però ho tenuto duro e alla fine sono riuscita a strappare il secondo posto. E tu invece com'è andata, Chiara? Per me è stata una gara molto impegnativa, soprattutto di testa. Puntavo a entrare nelle semifinali e puntavo a fare una buona semifinale. Purtroppo i primi 16 piattelli ho avuto un po' di esitazione, ma nel medal match per il bronzo ho dato tutta me stessa e con un 16 sono riuscita a vincere una medaglia di bronzo. Quindi per me va bene, è un punto di partenza per lavorare, per preparare al meglio le prossime gare. Io e Diana entrambe abbiamo già preso la qualificazione olimpica, quindi per noi questa è stata una gara di preparazione in un periodo insomma un po' morto della stagione. Devo dire la verità, io ho fatto 3 Olimpiadi e c'è molto di simile a quello che si vivrà alle Olimpiadi, quindi per me questi giorni i pensieri sono stati strani perché mi sembrava di stare a un'Olimpiade e ho dovuto lavorare mentalmente molto su di me per cercare di affrontare la gara con la migliore serenità possibile. L'organizzazione è ottima, siamo state benissimo, i fisioterapisti sono bravissimi qua alla missione, quindi nulla da dire. Speriamo di vivere questo sogno entrambe, io sono molto contenta che Diana, insomma, se faremo tutte e due parte del team italiano dello skeet femminile, io sono molto contenta, quindi speriamo di rivederci qua.